Particolarmente ricco il programma che, come abbiamo già riferito, va dal 29 agosto con l'inizio della novena e le sante messe celebrate a Monsignor Giampaolo Pagano. Domenica scorsa la Compagnia Nazionale di Danza dell'Ucraina si è esibita in uno spettacolo i canti e danze, mentre mercoledì è stata la volta della banda Jumping Up con un concerto nella splendida piazza Belvedere di musica swing, blues and jive. Particolarmente suggestivo il pellegrinaggio mattutino di giovedì 6 settembre, con partenza alle 5 dalla stazione ferroviaria che viene assimilato alla Acchianata alla grotta di Santa Rosalia a Montepellegrino e che si è concluso al santuario con una santa messa celebrata all'arcivescovo di Palermo, Monsignor Paolo Romeo. Nel programma anche l'omaggio floreale dei Vigili del Fuoco, con la sfilata della banda musicale Mozart di Altavilla e la santa messa sul carro, una dei fanciulli e una degli ammalati. Religiosità e manifestazioni ludiche ogni giorno con concerti sinfonici e intrattenimenti di musica leggera e dei corpi bandistici. Da sempre l'evento più seguito, oltre alla solenne processione di oggi, è la salita del carro trionfale in 3 tappe tra giovedì e venerdì dalla parte bassa del paese attraverso a Via Rucarro, l'attuale Via Roma, fino alla zona alta di San Giuseppe. Quest'anno il comitato dei festeggiamenti ha deciso di ritornare alla vecchia tradizione di fare trainare l'imponente carro da 3 coppie di buoi, malgrado costi molto di più dell'uso dei cavalli. Oggi, tra l'altro, nel pomeriggio, nella sede del comune in via Loreto, si terranno un incontro e un ricevimento dei comitati e delle confraternite di Casteldaccia, Baucina, Bagheria e Santa Flavia per un gemellaggio tra i vari comitati con i sindaci dell'Interland. Seguirà la processione solenne alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Paolo Romeo. Conclusione dei festeggiamenti intorno alla mezzanotte con la discesa del carro trionfale e uno spettacolo pirotecnico a Piazza Belvedere.